Ben ritrovati a What's New, la nostra rubrica settimanale dedicata alle uscite cinematografiche dei prossimi 7 giorni. Iniziamo subito con le uscite previste per giovedì 12 giugno e in particolare con una deliziosa commedia romantica. Parliamo infatti di Le Weekend, film diretto dal regista Roger Mitchell e con protagonisti Lindsay Duncan, Jim Broadbent, Sophie Charlotte Hudson e Jeff Goldblum. Nick e Meg sono una coppia di inglesi ultra cinquantenni. Lui è un professore universitario, lei è un'insegnante del liceo. Decidono di festeggiare il loro 30° anniversario di matrimonio tornando per un weekend a Parigi, dove avevano trascorso la loro luna di miele. L'incontro inaspettato con un vecchio amico, Morgan, riuscirà a far capire a Nick tutto quello a cui tiene davvero nella vita e nel suo matrimonio con Meg. Diretto da regista di Notting Hill, Le Weekend è una pellicola romantica che farà sognare tutti gli amanti dei film di genere. Dalle atmosfere sdolcinate di Le Weekend ci spostiamo a quelle più oscure e tenebrose di 1303 3D, nuovo film horror diretto dal regista Michael Taverna e con protagonisti Misha Barton, Rebecca De Mornay, Julianne Michelle e Corey Seaver. La giovane Janet decide di lasciare la sua famiglia e di andare a vivere da sola in un nuovo appartamento. Nonostante l'ambiente lugubre e inquietante, Janet sembra entusiasta della sua nuova casa, l'appartamento 1303. Ma una strana ragazzina che le abita accanto le dice che una giovane di nome Jennifer, che abitava proprio nel suo appartamento, si era suicidata alcuni anni prima, morendo sul colpo. Ed è proprio allora che Janet inizia ad avvertire una strana presenza soprannaturale, che sembra appropriarsi della casa. Remake dell'omonimo horror del 2007 diretto da Ataru Oikawa, 1303 3D è una pellicola oscura, carica di atmosfere inquietanti e assolutamente imperdibile per tutti gli amanti degli horror più spietati. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di Rompicapo a New York, nuovo film diretto da Cédric Clapiche e con protagonisti Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Reilly e Sandrine Holt. Xavier non ha messo completamente la testa a posto, ma ha comunque concluso qualcosa nella sua vita. Ha due figli e la sua passione per il mondo lo ha portato a New York. Ma la vita americana di Xavier, divisa tra separazioni, genitori gay, famiglie in affido, immigrazione, lavoro nero e globalizzazione, si rivela un rompicapo in una New York contemporanea, nevrotica e disordinata, proprio come il racconto che sta cercando di concludere. Sequel di L'appartamento spagnolo e Bambole russe, Rompicapo a New York è una divertente commedia che segue ancora una volta i passi dello scapestrato Xavier, alle prese questa volta con la grande mela. Sempre giovedì 12 giugno arriva nelle sale Gabrielle, un amore fuori dal coro, pellicola diretta da Louise Archambault e con protagonisti Gabrielle Marion Rivard, Alexandre Landry, Robert Charlebois e Vincent Guillemot-Y. Affetta dalla sindrome di Williams, Gabrielle è una giovane donna animata da una contagiosa voglia di vivere e con uno straordinario dono per la musica. Ha incontrato Martin, il suo ragazzo, al centro ricreativo dove cantano insieme in un coro e da allora sono inseparabili. Alla vigilia di un importante festival musicale, Gabrielle fa di tutto per dar prove di autonomia e guadagnare la propria indipendenza. Determinata a vivere con Martin una storia d'amore che non ha nulla di ordinario, Gabrielle dovrà affrontare molti pregiudizi e i suoi stessi limiti. Delicata pellicola d'autore, Gabrielle, un amore fuori dal coro, è un film sofisticato che si propone come un importante inno alla libertà, all'amore e alla vita. Restiamo in tema di pellicole autoriali e parliamo di The Congress, nuovo film in tecnica mista diretta dal regista Ali Folman e con protagonisti Robin Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatti e Jon Hamm. L'attrice Robin Wright, oramai in declino e con un figlio disabile sulle spalle, si impegna a cedere i diritti di sfruttamento della propria immagine a uno studio cinematografico, che verrà digitalizzata e utilizzata per creare un'attrice digitale. Come parte dell'accordo, lei non avrà il controllo della propria immagine e lo studio potrà utilizzare la nuova attrice virtuale in qualsiasi modo ritenga opportuno. Basato sul romanzo Il congresso di futurologia di Stanislav Lem, The Congress è un'opera intrigante caratterizzata da un interessante connubio tra animazione e live action, divenuto un indiscusso marchio autoriale del regista premio Oscar di Walser con Bashir. Concludiamo la nostra rassegna di film al cinema con Il magico mondo di Oz, film d'animazione tratto dall'omonimo romanzo di L. Frank Baum e diretto dai registi Will Finn e Dan St. Pierre. Dopo essersi svegliata nella sua casa in Kansas,
Dorothy si ritrova immediatamente riportata indietro ad Oz, dove i suoi vecchi amici, lo spaventapasseri, il leone, l'uomo di latta e Glinda, la fata buona, sono minacciati da un nuovo nemico, un perfido giullare. In questo suo ultimo viaggio attraverso il coloratissimo paesaggio di Oz, Dorothy incontrerà dei nuovi amici che si uniranno a lei per riportare pace e felicità nella città di Smeraldo. Socrate il gufo, il maresciallo Mello, la principessa di porcellana e tanti altri. Delizioso film d'animazione, il magico mondo di Oz è un ottimo compromesso per trascorrere una divertente serata al cinema tutta in famiglia. Vi ricordiamo che su www.spaziofilm.it troverete tutte le news, le recensioni e i trailer dei film di cui abbiamo parlato oggi. L'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo con il nostro What's New.